Naufraga peschereccio carico di migranti al largo della Grecia, un centinaio le persone messe in salvo, ma a bordo, dicono i superstiti, c'erano 750 profughi e tra questi circa 100 bambini. È indagato per omicidio stradale lo youtuber che ieri a Roma, alla guida del SUV, di un suo SUV, ha travolto una Smart provocando la morte di un bimbo di 5 anni. Era impegnato in una sfida social. Approvata dal Consiglio dei Ministri la riforma della giustizia targata a Nordio, cancellato l'abuso d'ufficio e limitate le intercettazioni, per Mattarella le toghe devono rimanere autonome e indipendenti. Convalescenza finita per Papa Francesco, domani il pontefice lascia il Policlinico Gemelli e torna in Vaticano. Buonasera, benvenuti al TG 2000. In apertura di telegiornale dunque parliamo del naufragio di ieri di un peschereccio carico di migranti partito dalla Libia verso l'Italia e affondato a circa 75 km dalle coste greche. Nicola Ferrante. È una delle più grandi tragedie nel Mediterraneo, perché a bordo di una carretta del mare partita dalla Libia c'erano più di 700 anime, ma solo in 108 sono stati tratti in salvo e finora sono 83 i corpi recuperati. Un numero destinato purtroppo a salire, perché nelle stive c'erano almeno 100 bambini, dicono i superstiti, naufragio a poche miglia del Peloponneso, nel cosiddetto abisso di Calipso. In serata le autorità greche arrestano 12 persone accusate di essere gli scafisti, balletto di responsabilità sui salvataggi. Secondo la Guardia Costiera italiana, l'allerta scatta martedì mattina e subito la segnalazione viene girata per competenza alle autorità elleniche. Ma i soccorsi non sono mai partiti, non volevano essere salvati in Grecia, si difende Atene. In un telegramma il Papa esprime dolore per la sconvolgente perdita di vite umane, mentre Migrantes e Caritas italiana chiedono canali regolari di ingresso in Europa per evitare queste tragedie. L'Europa, che discute sul patto sull'immigrazione e sull'asilo, non discute però dei salvataggi delle vite umane. Questa è una gravissima carenza, perché si assiste ad un rimpallo di responsabilità tra stati che potrebbero intervenire per salvare queste persone e preferiscono delegare l'uno all'altro la responsabilità. E questo non è più ammissibile. Dobbiamo garantire che le persone che fuggono da guerre e persecuzioni possano trovare almeno una possibilità, in caso di difficoltà nella navigazione, di essere appunto soccorse. Indagato per omicidio stradale il ventenne youtuber alla guida del potente SUV che ieri a Roma ha travolto una Smart provocando la morte di un bimbo di 5 anni e il ferimento della madre e della sorellina di 4. Letizia Davoli. Dopo la piccola Aurora, 3 anni, anche la mamma Elena è stata dimessa dall'ospedale, dove era stata portata ieri pomeriggio dopo il tragico assurdo incidente nel quale ha perso la vita il figlio più grande, Manuel, di 5 anni, ucciso da un SUV Lamborghini che ha travolto la Smart sulla quale viaggiavano a Casal Palocco, un quartiere tra Ostia e Roma. A bordo della supercar, 5 ragazzi impegnati in una challenge, una sfida social. Morto per un like in più, per qualche soldo degli sponsor che sostenevano i 5 youtuber da oltre 600.000 followers che da 2 giorni sfrecciavano per le vie del quartiere per concludere l'ultima sfida senza senso, 50 ore al volante. Quello che a me sconvolge, letteralmente quello che trovo sconvolgente di questa faccenda, è la perdita di senso della realtà e di senso della comunità. Come se tutto questo, passare da una psicologia del rischio, della sfida, a una psicologia della challenge, attraverso il tema del fare cose il più strane possibili, fa sì che ci sia una specie di ottundimento, poi veramente di ottundimento e di anestesia rispetto al contesto sociale in cui ci troviamo, per cui una certa challenge non coinvolge più soltanto te, ma coinvolge anche la comunità, metti a rischio anche la comunità. Si aggrava di ora in ora intanto la posizione del giovane Matteo Di Pietro, 20 anni, fondatore del canale YouTube, che era alla guida del SUV, già indagato per omicidio stradale e lesioni, è risultato infatti positivo ai cannabinoidi. I telefoni dei 5 ragazzi sono stati sequestrati per capire se al momento dell'incidente mortale stessero girando un video. All'esame degli investigatori anche le telecamere di zona e gli strumenti di bordo per appurare la velocità a cui viaggiavano al momento della tragedia, un dato che potrebbe rendere ancora più difficile la posizione dell'indagato. La degenza di Papa Francesco dopo l'operazione all'intestino di mercoledì scorso sta per finire. Il pontefice sta bene e sarà dimesso già domani. Oggi reso noto il suo messaggio per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Paolo Fucili.
Francesco deve pazientare al Gemelli ancora una notte. Sarà dimesso domattina, informa oggi la sala stampa vaticana, visto il decorso post-operatorio sempre regolare fin qui. Era stato operato il 7 giugno di laparotomia con plastica della parete addominale e protesi. 9 giorni in tutto durerà il suo terzo ricovero all'ospedale dei Papi, dove stamani ha visitato, come già fece altre 2 volte, il reparto di oncologia pediatrica e neuropsichiatria infantile al 10° piano, lo stesso del suo appartamento. Francesco ha ricambiato così i tanti messaggi di affetto arrivati nei giorni scorsi dai piccoli malati, disegni e lettere consentiti auguri per il Papa di pronta guarigione. A ogni famiglia Bergoglio ha regalato un libro e un rosario, per poi ringraziare tutti i sanitari per lo sforzo di alleviare le sofferenze dei bambini anche con la tenerezza e l'umanità. E il pensiero di Francesco va già ai prossimi impegni, fra cui la terza giornata mondiale dei nonni e degli anziani, 23 luglio. Non lasciamoli soli, la loro presenza è preziosa in famiglia e nelle comunità, dice il messaggio diffuso oggi in vista di quella ricorrenza, e a loro chiede anche di accompagnare, poi pregando, la giornata mondiale della gioventù, in agenda a Lisbona, a inizio agosto, alla presenza del Papa. Adesso la politica. Ha approvato dal Consiglio dei Ministri la riforma della giustizia targata Nordio, cancellato l'abuso d'ufficio e limitate le intercettazioni. Oggi il Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Premier maltese. Sentiamo Augusto Cantelmi. Via libera del Consiglio dei Ministri al primo pacchetto di provvedimenti di riforma della giustizia. La riforma presentata dal Guardasigilli Nordio prevede tra le novità l'eliminazione dell'abuso di ufficio, la limitazione allo strumento delle intercettazioni e previste più garanzie per gli indagati. E via libera del Consiglio dei Ministri alla DL sulla pubblica amministrazione con concorsi più rapidi per i professori. Grazie. Malta e Italia, nel nome dell'immigrazione, il tema dei flussi di esseri umani nel Mediterraneo non poteva che essere al centro dell'incontro tra la Premier Meloni e l'omologo maltese Abela. La sfida è lavorare insieme su movimenti primari per risolvere anche l'annosa vicenda dei movimenti secondari. Per molti di noi maltesi l'Italia rappresenta la nostra seconda casa. Ad un mese dall'alluvione invece che ha colpito l'Emilia-Romagna, nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, presidente di regione e sindaci. L'ammontare provvisorio dei danni toccherebbe i 9 miliardi di euro. A 9 miliardi di euro, considerando sia i danni alle infrastrutture pubbliche, ai fiumi, ma anche quelli ai privati, alle famiglie, alle oltre 70.000 famiglie coinvolte dall'alluvione e dalle frane e alle decine di migliaia di imprese. E sempre a Palazzo Chigi, oggi incontro a sorpresa tra il ministro degli esteri italiani, la Premier Meloni, e il fondatore di Tesla, Elon Musk. Autonomia e indipendenza sono presidi indiscutibili, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando ai nuovi magistrati ordinari in tirocinio. Sentiamo Leonardo Possati. Presidente della Repubblica. Alla magistratura è affidata dalla Costituzione la tutela dei diritti attraverso l'applicazione della legge. Il capo dello Stato, incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio, mette in guardia dai rischi e dalle insidie del compito che gli attende. In particolare, ha evidenziato il Presidente il protagonismo, evitando l'accanimento nel sostenere tesi precostituite. Sarete all'altezza del compito fondamentale e delicato che la Repubblica vi affida, garantendo un'elevata qualità della funzione giurisdizionale. Si tratta di un dovere inderogabile e costituisce il fondamento del rapporto di fiducia che i cittadini devono poter nutrire nei confronti dell'ordine giudiziario. La fiducia nell'ordine giudiziario passa anche dalla giusta pena e dal rispetto della dignità della persona quando in carcere, sottolinea sempre il presidente Mattarella nel suo messaggio al garante per le persone detenute, Mauro Palma. Oggi lo stesso Palma ha presentato la relazione al Parlamento. La situazione è drammatica, le carceri italiane sono sovraffollate e il sistema vive profonde lacune. Sono 57.230 le persone carcerate in Italia, il 31% sono straniere. Un quadro che presenta aspetti anche di positività, ma soprattutto nella collaborazione che le istituzioni hanno avuto nell'affrontare i problemi, ma anche di negatività di molti problemi irrisolti. In maniera diversa, in carcere forse li si conoscono di più. Sono ancora troppe, infine, le persone private della libertà per scontare condanne brevi, molto brevi, anche meno di un anno.
La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare ancora i tassi di interesse, un aumento di un quarto di punto, portando la percentuale sui rifinanziamenti principali al 4%, quella sui depositi al 3,50% e quello sui prestiti marginali al 4,25%. Adesso in Ucraina, dove continua, anche se non senza difficoltà, la controffensiva di Kiev, preoccupa la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove oggi è arrivato il direttore generale dell'AIEA, Grossi, Pierluigi Vito. La situazione è seria, ma sono state prese misure per stabilizzarla. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, è tornato a Zaporizhzhia per verificare le condizioni della centrale nucleare dopo il crollo della diga di Nova Kakhovka, il cui bacino forniva le acque di raffreddamento dell'impianto. Le vasche della centrale al momento sono piene a sufficienza, quindi nessun allarme, ma la tensione resta alta. Tra cui il Donbass, intanto, prosegue la controffensiva ucraina. 7 villaggi liberati e 100 km quadrati di territorio riconquistati. Questo è il bilancio diffuso dallo Stato Maggiore ucraino e respinto dal Cremlino, che frena sul rinnovo degli accordi sulle esportazioni del grano ucraino. Mosca lamenta il fatto che non siano ancora state tolte le sanzioni contro la Russia nel settore agricolo e che il grano esportato da Kiev non vada ai paesi bisognosi, ma per lo più a quelli europei che sostengono la guerra e che aumentano il proprio impegno verso Kiev, mentre Gran Bretagna, Olanda e Danimarca si associano a Washington nell'inviare nuovi armamenti, in particolare razzi per la difesa aerea. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui chiede ai Paesi membri di spianare per l'Ucraina la strada dell'adesione all'Alleanza Atlantica. Il funerale di Flavia Franzoni, moglie dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, morta improvvisamente dopo un malore martedì scorso mentre percorreva il tratto finale del cammino francescano tra Gubbio e Assisi, si terrà domani alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, la parrocchia in centro a Bologna, dove risiede la famiglia. Le esequie saranno celebrate dal cardinale di Bologna, il presidente della CEI, Matteo Zuppi. Il maltempo non dà tregua a gran parte dell'Italia, previste ancora piogge e grandinate anche nelle prossime ore, soprattutto al centro e al sud. Allerta arancione in 5 regioni, pericolo frane a Maratea, dove sono state evacuate 30 persone. Antonella Mazza, Teruel. Temperatura in salita da domani e dalla prossima settimana, il caldo si farà sentire ovunque, ma nel frattempo sul bel paese il cielo è ancora grigio e oggi la Protezione Civile ha allertato al gradino arancione 5 regioni, Abruzzo, Calabria, Basilicata, Molise e Puglia, per rischio temporali e frane. Peggiorano le condizioni in meteo a Brindisi, dove una mamma con una neonata è stata soccorsa nell'appartamento completamente invaso dall'acqua. Molte le strade allagate, il comune invita gli abitanti ad uscire solo in caso di stretta necessità. Nel Potentino, sotto l'acqua, l'area industriale di Melfi, a Maratea i vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare 30 ospiti di un albergo rimasti bloccati da fango e detriti per le forti piogge che la notte scorsa hanno richiesto un centinaio di interventi dei pompieri nel centro-sud Italia. Anche il padre della piccola Cata, appena scarcerato, conferma la pista privilegiata dagli inquirenti, e cioè quella del rapimento legato al racket per l'assegnazione degli alloggi all'interno dell'hotel Astor di Firenze, da anni occupato. La piccola Cata Leia, di 5 anni, sarebbe stata portata via mentre giocava nel cortile della struttura dove vivono decine e decine di famiglie. Intanto proseguono ancora le ricerche, e non solo a Firenze. E domani la protesta dei medici in 39 città italiane, tutti in piazza insieme alle associazioni di pazienti e cittadini in difesa del Servizio Sanitario Nazionale. Cesare Cavoni. I medici sul piede di guerra, la preoccupazione per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale con il passare dei mesi è diventata allarme. Manifestazioni, assemblee, sit-in promossi in 39 città insieme ad associazioni di pazienti e di cittadini. La protesta è per sensibilizzare contro liste d'attesa, carenza di operatori, macchinari fatiscenti, aggressioni, turni massacranti. Siamo particolarmente vicini ai medici e ai cittadini che manifestano a favore del Servizio Sanitario Nazionale in 38 città italiane.
sit-in, incontri, convegni, manifestazioni varie per dire salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. E se a suonare le sirene sono i medici che lavorano ogni giorno nelle corsie, la sensazione è che ormai siamo ben oltre il livello di guardia. Non v'è dubbio che la carenza di medici, la difficoltà di un finanziamento che si va sempre più ridimensionando provocano preoccupazioni un po' in tutti i cittadini. Tutti noi vorremmo naturalmente un Servizio Sanitario Nazionale che rispondesse appieno a quelli che sono i bisogni di salute dei cittadini. Il presente e il futuro del Servizio Sanitario Nazionale dipende dunque da quante risorse si vorranno destinare alla sanità e da quale ruolo si vorrà riconoscere alle risorse umane che vi operano e che da troppi anni subiscono le conseguenze di pessime condizioni di lavoro. Inaugurata questa mattina a Roma in via Aurelia la nuova casa della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, che racchiude 200 testate, un'occasione per riflettere anche sullo stile sinodale della comunicazione dei media della CEI. A benedire la nuova struttura Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo una nuova casa, ha dichiarato soddisfatto il presidente dei periodici cattolici Mauro Ungaro. Ha iniziato il suo percorso artistico come autore per grandi interpreti della canzone italiana, da Renato Zero a Lucio Dalla, da Ornella Vanoni a Patti Pravo, e quest'anno Vincenzo Incenzo ha pubblicato da cantautore il suo primo album. Sentiamo Francesco Durante. Ti potrei parlare di arte e di democrazia. Evoca un documentario del 1965 girato da Pierpaolo Pasolini, il titolo del primo album live in acustico di Vincenzo Incenzo, cantautore, scrittore, regista e autore per i più grandi artisti italiani. Portare il mare ai tuoi piedi con le parole di una canzone. Comizi d'amore, perché in questa definizione che ho rubato a Pierpaolo Pasolini trovo ci sia tutto. C'è la strada, c'è la gente, c'è la domanda politica, ma soprattutto c'è la nostra sfera più profonda, quella che appartiene al mondo dei sentimenti, anche quelli meno confessabili. Ma sono qui. Vincenzo Incenzo ha iniziato il suo iter artistico come autore per grandi interpreti della canzone italiana come Renato Zero, Dalla, Venditti, Zarrillo, Califano, Ornella Vanoni, Patti Pravo. Ho sempre immaginato, anche quando scrivevo e scrivo per i grandi artisti, che dovessi essere io il primo interprete di quelle parole o di quelle note. Se emozionavano me nel cantarle, nell'esporle, allora con più convinzione andavo a proporle ai grandi artisti. Eccolo il tuo autobus, lo so, devi scappare. Io spero di aver restituito almeno in parte, in piccolissima parte, tanta ricchezza che mi è stata donata. Davanti al mondo che sognavo di cambiare, coi miei comizi d'amore. Lutto nel mondo del cinema, è morta l'attrice inglese due volte premio Oscar Glenda Jackson, aveva 87 anni, era nata vicino Liverpool il 9 maggio del 1936, è stata anche deputata laburista alla Camera dei Comuni fino al 2015. Marino Galdiero. Con Donne in amore di Ken Russell del 1969, Glenda Jackson vince il premio Oscar come migliore attrice, riconoscimento che doppia nel 1974 con un tocco di classe di Melvin Frank. Glenda, dopo una lunga carriera, se n'è andata oggi all'età di 87 anni. Probabilmente ai più giovani non dice molto, anche perché ad un certo punto della sua vita ha interrotto l'attività di attrice per dedicarsi alla politica nel Partito Laburista. È stata parlamentare fino al 2015, nemica delle politiche liberiste della Thatcher, come pure in seguito di Blair, ha fatto sentire la sua voce. Chiamata anche la regina per aver interpretato Elisabetta prima in una miniserie televisiva, ha ricoperto oltre 60 ruoli tra cinema e TV. Ricordiamo Domenica maledetta domenica di Joe Schlesinger, Il sorriso del grande tentatore di Damiano Damiani e Una romantica donna inglese di Joseph Losey, come pure la collaborazione con Robert Altman. Dopo 25 anni di assenza torna sugli schermi televisivi nel 2020 con Elizabeth is Missing, trasmesso dalla BBC, ed è un successo. Riceve il premio di miglior attrice del Regno Unito.
E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Dopo di noi il film Incompreso, L'ultimo sole d'estate, con il grande Gene Hackman. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti.